Buonasera a tutti. Quest'anno ci troviamo in questo modo particolare per vivere la notte degli olivi. Sappiamo tutti bene perché. Per rimanere ancora uniti nonostante la distanza, la preghiera è la cosa migliore. Così non abbiamo voluto sospenderla questa preghiera, ma si è deciso di vivere questa veglia in modo particolare. Vivremo insieme la prima parte. Poi ognuno in maniera personale o con la famiglia può continuare la preghiera con il libretto che hai trovato sul sito, così ognuno può prendersi tutto il tempo necessario. Do semplicemente due indicazioni per vivere bene questo momento di questa sera. Abbiamo pensato a un segno comune per vivere questa preghiera. È un piccolo spazio che puoi organizzare per trovare il giusto clima. Prepara una candela e mettila vicino a un crocifisso o un'icona. La candela verrà accesa durante la veglia. Questa, al termine della preghiera, mettila sulla finestra, come segno di comunione con chi questa sera ha pregato con te e come segno della preghiera che continua. Ti proponiamo anche un gesto concreto col quale prolungare nella vita quanto hai vissuto in preghiera. Tra il materiale hai trovato dei disegni in formato cartolina che puoi personalizzare e consegnare ai tuoi vicini di casa, mettendoli nella casella delle lettere o sotto le porte, rispettando ovviamente le norme previste in questo momento. Puoi mandare anche un messaggio con l'immagine di queste cartoline ai tuoi contatti. Le cartoline contengono un messaggio di ogni personaggio che incontreremo questa sera. Ci prepariamo ora con un momento di silenzio per entrare nel clima giusto. Buona preghiera.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ci raccogliamo in preghiera con il desiderio di fermarci a contemplare i gesti di Gesù, di ascoltare le parole che ha rivolto all'inizio del suo mistero, quando sono stati chiamati a seguirlo. Carlo Bianchi, Shabbat Svati, la Beata Enrichetta Alfieri, da Val Sofumi, ci accompagneranno in questo viaggio che ci interpella sul coraggio. Questa sera vogliamo vegliare con il Signore Gesù, perché anche noi il Signore possa svelare qualcosa del suo misterioso amore per l'uomo. Sappiamo bene anche la circostanza in cui ci troviamo a vivere e che non possiamo dimenticarla. La passione del Signore ci raggiunge anche qui, con la sua grazia che ci salva. L'amore non è mai nulla di stato, ma ci recupera lì dove siamo. A Lui, pertanto, chiediamo di aiutarci ad abitare questa fatica, a trovare la forza della preghiera di interconnessione per chi soffre, per chi non ha potuto salutare con la carezza i propri cari e ha sofferto la solitudine, per chi sta donando generosamente la sua vita per dare sollievo e guarigione. A Lui chiediamo anche di suggerirci come l'amore può decidere di farsi prossimo con coraggio. Lettura dal Vangelo, Luca 5:1-11. In quel tempo, mentre la folla faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaretta, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e le pregò di spostarsi un poco di terra. Sedette e insegnava alla folla della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi l'anno e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e prese una quantità enorme di pesci, le loro reti quasi si rompevano, e tirate le barche a terra, lasciano tutto e lo seguirono. Può subito sorgere una domanda. Può subito sorgerci una domanda. Che cosa c'entra questo brano di Vangelo con la serata di oggi, con la situazione in cui ci troviamo? Già diverso tempo fa si è scelto come tema per questa serata il coraggio. Anche davanti alla situazione che stiamo vivendo si è pensato di non modificare, perché forse proprio oggi più che mai ci è chiesto di avere coraggio. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato
anche se in maniera velata si parla del coraggio. Pensiamo a Pietro, che si trova di fronte a un fallimento. Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Mette in gioco se stesso. Certo, avrebbe potuto cedere alla stanchezza e alla sfiducia, pensando che è inutile, che è meglio ritirarsi e andare a casa. Invece, che cosa fa? Con coraggio esce da se stesso e sceglie di fidarsi di Gesù. Dice: sulla tua parola getterò le reti. Attenzione, non dice sulle mie forze, sui miei calcoli, sulla mia esperienza di esperto pescatore, ma sulla tua parola, sulla parola di Gesù. Il risultato è una pesca incredibile. Le reti si riempiono tanto, quasi si rompevano. I quattro personaggi che incontreremo questa sera, nella loro vita hanno avuto il coraggio di giocarsi fino in fondo, mettendosi al servizio degli altri. Dopo, personalmente, li conosceremo meglio e scopriremo come nel coraggio, nel loro agire, c'è anche un affidarsi in qualcuno di più grande, e questo qualcuno è il Signore. Forse a noi cristiani di oggi ci manca un po' il coraggio di essere uomini, di essere donne, il coraggio di dirci cristiani. Quante volte di fronte alle difficoltà ci troviamo indietro dicendo: beh, ma non tocca a me, ci pensi qualcun altro. Questa sera questi testimoni ci aiutano a riscoprire il coraggio di giocarsi tutto per tutto. Anche in questo tempo che stiamo vivendo dobbiamo trovare il coraggio di reagire, il coraggio di non mollare, il coraggio di pregare, il coraggio di sperare. Sono diversi i messaggi che ogni giorno mi arrivano, o telefonate che chiedono una preghiera per qualcuno che è stato colpito dal virus, per qualcuno che sta lottando per la vita, per qualcuno che non c'è più. Chiedono magari di pregare per qualche familiare che lavora in ospedale, quindi è esposto al rischio. Uno potrebbe pensare: beh, ma è facile pregare, cosa ci vuole? È facile sperare. Ammetto che questo non è sempre facile, perché capita spesso che in questi casi conti soltanto su te stesso, sulle tue forze, e quindi pensi di essere imbattibile, pensi di essere immune a tutto, e vedi invece che cominci a vacillare nella preghiera, cominci a faticare, cominci a scoraggiarti. Allora, proprio in questi casi, dobbiamo avere il coraggio di affidarci al Signore. Ci può aiutare Papa Francesco, ce l'ho ricordato anche nella preghiera che ha fatto in Piazza San Pietro lo scorso 27 marzo. Dice così: non siamo autosufficienti da soli affondiamo. Abbiamo bisogno del Signore, come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che con Lui a bordo non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Continua, Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai. Sono parole forti queste, ma quanto le sento vere in questo momento. Ritorniamo allora al coraggio e la fiducia, perché non siamo soli. Ritorniamo il coraggio di fare qualcosa per l'altro, anche in
in questo tempo, che sia una telefonata, mandare un messaggio a qualcuno, forse che non sentiamo anche da tanto tempo, fare la spesa con le dovute precauzioni non solo per me, ma anche per il vicino di casa, che so che è anziano, che so che fa fatica. Non voglio certo limitare la creatività della solidarietà, ognuno troverà il modo per mettersi al servizio di qualcuno. Dobbiamo però ritrovare il coraggio di prenderci cura del prossimo, il coraggio di pregare, il coraggio di sperare. Per questo ci può aiutare ancora Papa Francesco, in un passaggio fatto in un'udienza. Dice così: nessuna situazione in cui un cristiano si trova immerso è completamente refrattario all'amore. Nessuna notte è così lunga da far dimenticare la gioia dell'aurora. E quanto più oscura è la notte, tanto più vicina è l'aurora. Se rimaniamo uniti a Gesù, il freddo dei momenti difficili non ci paralizza. E se anche il mondo intero predicasse contro la speranza, se dicesse che il futuro porterà solo nubi oscure, il cristiano sa che in quello stesso futuro c'è il ritorno di Cristo. E conclude: tutto ciò che è opaco un giorno diventerà luce. La speranza cristiana è allora davvero quello di imparare a sapersi muovere nel buio, lasciando che una luce, anche se debole e piccola, ci indichi un po' la direzione. Dobbiamo allora farci un po' di coraggio nel rimanere al buio, che in questo tempo ha un nome ben preciso: coronavirus. Guardando sempre con speranza a quella luce che è Cristo, che ci permette di camminare in attesa del nuovo giorno. Ci dice ancora il Papa: il Signore ci interpella dalla sua croce. Non spegniamo la fiammella smorta che mai si rimane, e lasciamo che riaccenda la speranza. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza. Ecco la forza della fede che libera la paura e la speranza. Ed è proprio quello che celebriamo in questi giorni: la passione e la morte di Gesù che reca il buio, smarrimento nei discepoli, in ognuno di noi. Sappiamo però che poi c'è la risurrezione, una luce nuova che ridona vita. Il seme gettato a terra muore per germogliare. Dice Martini: tuttavia la luce del risorto, percepita dagli occhi della fede, ancora si mescola con le ombre della morte. In effetti si fatica a vedere nel chicco di grano il frutto maturo della spina. Allora dobbiamo avere il coraggio di pregare, di sperare, di ci chiedere proprio questo: vedere in quel buio la luce di Cristo che si fa sempre più forte e ci ridona la vita. Al termine della recita del Salmo che faremo insieme, terminerà il momento comune davanti alla croce. Inizia così il momento personale, seguendo lo schema che trovi sul libretto e facendoti aiutare da alcuni video e da alcuni brani musicali. Buona continuazione di preghiera. Ci mettiamo allora adesso davanti alla croce e recitiamo insieme il Salmo. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. Perché per lui la mia fortezza tu sei, per il tuo nome liberami e conducimi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Alle tue mani
affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle tue mani. Signore, che io non debba vergognarmi per averti invocato. Io dicevo nel mio sgomento, sono escluso dalla tua presenza. Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a te mi davo aiuto. Amate il Signore con tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti disperati del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre.